Siamo in compagnia di Fabrizio Salvigni. Ciao Fabrizio. Ciao. Ciao. Allora, ti chiedo, visto che sei comunque uno degli ultimi arrivati qui a Legnano, come ti trovi nella nuova realtà, insomma? Ma è una realtà, un'ottima realtà che non trovavo da tanto tempo. C'è un impegno notevole, però ci sono anche dei programmi importanti, e quindi sono molto contento di essere arrivato in questa società, in questa squadra, e va bene, vediamo adesso come andrà. Bene, tra l'altro siete tanti giocatori nuovi e quindi il gruppo si sta ancora cimentando, però il processo sembra andare bene, insomma. Sì, il gruppo è nuovo, diciamo, in parte è nuovo, siamo 6-7 giocatori arrivati a gennaio, però quel che dicono i risultati è che comunque ci siamo amalgamati bene fin da subito, abbiamo lavorato tanto col mister e i risultati si stanno vedendo, decisamente. Infatti è un bel periodo, tanti punti, sì. Classifica che si è ribaltata come un calzino. Sì, io sono arrivato che avevamo 18 punti, abbiamo fatto 3 vittorie e un pareggio, non sicuro per merito mio. Anche merito tu. Però sì, le cose stanno andando bene, peccato queste 2 settimane di stop perché comunque il periodo era molto positivo. Adesso sta a noi essere bravi a ricominciare nella maniera giusta. Hai parlato col mister, perché il mister ha detto la stessa cosa. Ma no, ma è oggettivo. Sì, è oggettivo, ma alla fine la realtà è quella. Sì, sì, sì. Abbiamo domenica una partita contro una squadra a pari punti, siamo in casa, dobbiamo cercare di vincere. Ecco, quindi chiudiamo l'intervista appunto con uno sguardo alla partita di domenica, dicevi appunto pari punti, quindi se ha questi punti vuol dire che si è meritata. Sì, sicuramente è una squadra, conosco qualche ragazzo che gioca di là, è una buona squadra, però siamo in casa e vogliamo ci vincere. Si provi, ci proviamo, sì. Perché è giusto provarci, visto che mancano ancora 11 partite e i punti da un certo traguardo non sono tanti, esatto. Vediamo, si può fare, si può sperare, vediamo, non diciamo niente, ma cercheremo di vincere. La prima cosa che possiamo sperare è che non nevichi di nuovo domenica, così almeno si gioca, finalmente. Sembra di no. Ok, le previsioni sono buone. Perfetto. Ora sta a noi far che sia una bellissima giornata. Magnifico. Bello, Fabrizio, grazie mille. Grazie a voi. Ciao.